Oggi vi propongo una ricetta, prendendo un po' ispirazione dal polpo alla catalana, però vado a utilizzare anche alcuni ingredienti asiatici. La prima cosa che vado a fare è cercare di ottenere una sorta di acqua di pomodoro arrostita. Quindi prendo una padella, la scaldo bene, taglio il pomodoro a metà, vado ad arrostire la parte tagliata. Nel frattempo, in un pentolino, vado ad aggiungere salsa di soia, mirin, del sake, e una punta di succo di limone. Lo faccio ridurre e a questa salsa andremo ad aggiungere quest'acqua di pomodoro che andremo a realizzare. Una volta tostati, in questo modo, li mettiamo in un frullatore e li andiamo a frullare grossolanamente. Ci serve tanto spaccare le fibre del pomodoro. Prendo un colino, una boule e vado ad ottenere soltanto il liquido. L'ideale sarebbe lasciarlo così tutta notte in frigorifero e per caduta andiamo a ottenere un'acqua di pomodoro aromatizzata. Ora vado ad aggiungere una parte di quest'acqua alla soia e al mirin in ebollizione. Continuo a farla ridurre. La salsa ha ridotto, la trasferisco in una ciotolina, la faccio raffreddare velocemente. Ora è il momento dei tentacoli di polpo, questi sono già cotti. Vado in una padella in ferro, aggiungo dell'olio e vado ad arrostire velocemente i tentacoli. I tentacoli sono pronti, vado a riprendere la salsa che abbiamo fatto raffreddare e vado a pennellare i tentacoli. Lascio un attimino da parte. Nel frattempo preparo del sedano, vado a pelare, lo vado a tagliare circa 2-3 mm di spessore, lo metto in una boule, lo condisco sempre con del succo di limone. In aggiunta andremo a mettere questa cipolla, che è una cipolla che viene fatta marinare in una soluzione di vari peso, acqua, zucchero e dei lamponi. Viene lasciata per una notte, in modo che comunque prenda questa marinatura agrodolce. Del cipollotto tengo anche la parte verde, vado a tagliare finemente. Che questa parte qui la tengo per ultimare il piatto. Ora, ultima cosa che vado a fare è porzionare il tentacolo. Ho tutto pronto e posso procedere con l'impiattamento. Prendiamo un piatto fondo in stile orientale, vado a mettere sulla base del piatto il sedano che abbiamo condito, aggiungo il polpo, vado a mettere la cipolla, una punta di peperoncino, la parte verde della cipolla che abbiamo conservato, del sumaco, andiamo a versare l'acqua di pomodoro che abbiamo ottenuto. In ultimo, qualche goccia di olio d'alloro. Ecco qui, un piatto carico di sapori, abbastanza facile da fare. Provateci, fatemi sapere. Alla prossima, buon appetito.